un evento annunciato, un grande evento, quello della Lupe, che è campione d'Europa, che ha portato anche Giorgetti, Giancarlo, numero 2 della Lega, qui a Civitanova Marche e nella provincia. Quindi un evento di grande risalto che il sindaco vuole celebrare. Sì, un grandissimo evento, perché oggi siamo qui a celebrare non solo i risultati aziendali di questa bellissima realtà, ma soprattutto i risultati sportivi, con la bellissima serata con Gianna Nannini questa sera, perché, come dicevi poc'anzi, quest'anno la Lupe con Lupe Volley, con la vittoria dello scudetto, soprattutto dalla Coppa Campioni riportata in Italia dopo 8 stagioni, ha scritto una pagina veramente importante dello sport italiano, e noi di Civitanova, io come sindaco, sono orgoglioso di poter ospitare questa realtà, questa squadra di volley, dove il suo nome è legato alla città di Civitanova in maniera indissolubile. Infatti Lupe Volley Civitanova è una realtà nostra alla quale teniamo veramente tanto. Una grande bandiera che fa orgoglioso anche l'assessore Maica Gabellieri, che nello sport ci tiene particolarmente, soprattutto per educazione verso i giovani, i ragazzi. Assolutamente sì, ci tengo molto, più volte ho detto che sono l'assessore più orgoglioso dell'anno, proprio per le vittorie raggiunte, per i risultati sportivi che Civitanova ha avuto e soprattutto li ha avuto grazie alla Lupe Volley. Quindi grande soddisfazione per la squadra che sta portando il nome di Civitanova, devo dire, in tutto il mondo, perché i risultati sono stati davvero straordinari, e quindi è giusto un evento come questo a livello sportivo. Stasera verrà presentata la squadra, ma è bello festeggiare anche una grande azienda, chiaramente, che è lo sponsor della squadra Lupe Volley, e che alla città, devo dire, ha portato un grande incremento e ricchezza, non soltanto a livello sportivo, ma di riflesso anche in ambito turistico e quant'altro, con grandi collaborazioni. Quindi ringraziamo chi ha organizzato tutto questo e ringraziamo la Volley per questi straordinari risultati. Luciano Sileoni credo che sia uno dei personaggi più autorevoli in questa società Lupe, perché è il fondatore insieme a Benito Raboni, che era anche nostro amico fin dall'inizio, da quando faceva il barbiere, perché ovviamente i nostri natali sono treiesi, e quindi conosciamo bene la famiglia Sileoni e Raboni. Poi dopo ci siamo divisi, perché ognuno va per la sua strada, ma la Lupe resta una bandiera treiese e una bandiera italiana. Questo è il terzo anno. Cerchiamo di fare il nostro meglio sempre per riuscire a fare ancora di più. Speriamo che questi signori, che per me non ci stanno qua a testa, da farli ragionare in una maniera diversa. Oggi ci sarà anche Giorgetti, Giancarlo, numero 2 della Lega. Ci ho parlato prima. Che è una persona che ama lo sport, è stato presidente della Lega Volley, è vicino alla Lupe da sempre. Sì, stamattina è venuto in fabbrica. Ha voluto visitare sia lo showroom che all'interno delle linee di lavoro.